vedete quest'atomo? Fa parte di tutti noi. Eh sì, noi siamo fatti di carbonio, mangiamo carbonio. È un pilastro fondamentale del pianeta Terra, in grado di legarsi molto facilmente con altri atomi, creando composti essenziali per la vita. In questo video vogliamo spiegarvi in che consiste il ciclo del carbonio. Un viaggio praticamente iniziato milioni e milioni di anni fa, che attraverso le rocce, l'oceano e la biosfera arriva a regolare la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, che di questi tempi è un fattore determinante, come sappiamo. La CO2 e gli altri gas serra mescolati all'atmosfera agiscono infatti come una sorta di coperta per intrappolare una parte delle radiazioni del sole riflesse dalla superficie terrestre. È il famoso effetto serra che tiene praticamente il pianeta al calduccio e che ha permesso alla vita sulla Terra di prosperare negli ultimi 200.000 anni, ma allo stesso tempo ha un equilibrio molto sottile. Di che quantità parliamo? Quanto ce n'è di questo carbonio e soprattutto dove sta? Si stima che nell'intero sistema Terra siano presenti 1,85 miliardi di petagrammi di carbonio. Petagrammi? Che sono? Che no, ragazzi, non dite volgarità. Il petagrammo è un'unità di misura che serve a esprimere grandi numeri. Se in un chilogrammo ci sono 1000 grammi e in una tonnellata ci sono 1000 chilogrammi, in un petagrammo ci sono ben 1000 miliardi di chilogrammi, una cifra gigantesca. Per capire bene questo ciclo, dovete quindi immaginare che le riserve di carbonio sul nostro pianeta si distribuiscono in dei serbatoi giganteschi, che in gergo sono chiamati pool. Prendiamo in considerazione le 4 piscine principali. La crosta terrestre è la piscina con più carbonio, escludendo ovviamente il mantello e nucleo interno e nucleo esterno. Ben 100 milioni di petagrammi sono immagazzinati nelle rocce sedimentarie e nei depositi organici. Altri 4.000 e 10.000 petagrammi sono invece immagazzinati sotto forma di idrocarburi come gas, petrolio e carbone. Poi c'è la mega piscina degli oceani, che contengono circa 38.000 petagrammi di carbonio, che si trovano per lo più disciolti in profondità, dove rimangono per lunghi periodi. In superficie si trovano invece circa 1.000 petagrammi, che vengono scambiati rapidamente, relativamente in maniera rapida, con l'atmosfera. Poi, per l'appunto, c'è l'atmosfera, che per noi in questo momento è il serbatoio più importante, perché determina l'effetto serra e di conseguenza il clima sul nostro pianeta. Al suo interno ci sono circa 750 petagrammi, cioè 750 miliardi di tonnellate, sotto forma di CO2, anidride carbonica, e CH4, metano. E poi ci sono anche altri gas minori. E poi c'è la quarta piscina, la biosfera. Le piante contengono circa 560 petagrammi di carbonio, immagazzinati nei tronchi e nelle foglie. Altri 1500 petagrammi si trovano nel suolo e in forma organica, nei microorganismi, nei funghi, nelle muffe. Come fa il carbonio a spostarsi da un pool all'altro? Eh sì, perché queste piscine comunicano tra loro, scambiano carbonio. Il carbonio scorre liberamente da una piscina all'altra attraverso dei meccanismi naturali, chiamati flussi, alcuni più veloci, altri meno. Un esempio, nella biosfera, le piante, attraverso la fotosintesi, assorbono CO2 e restituiscono ossigeno all'atmosfera. In questo processo il carbonio può rimanere nelle piante anche per migliaia di anni, nel caso per esempio di alberi molto longevi. Le stime indicano che le piante rimuovono circa 120 petagrammi di carbonio all'anno dall'atmosfera. Nello stesso tempo ne restituiscono circa 58 di petagrammi dalla respirazione delle stesse piante e 59 dalla decomposizione dei terreni. Praticamente è come se la Terra respirasse, dal momento che rilascia nell'atmosfera più o meno la stessa quantità di carbonio che assorbe. Un equilibrio tanto eccezionale quanto sottile. Quando parliamo invece di ciclo veloce del carbonio, ad avere un ruolo fondamentale è l'oceano, che di base contiene 50 volte il carbonio contenuto nell'atmosfera. Ma come fa il carbonio presente nell'anidride carbonica a entrare nell'acqua? Può darsi che non tutti lo sappiano, ma i gas
possono essere disciolti e rilasciati nell'acqua tramite delle reazioni chimiche chiamate carbonatiche. L'anidride carbonica, per esempio, attraverso una serie di reazioni chimiche, può trasformarsi in carbonato, in calcare, che è solido. In questa forma, il carbonio può essere immagazzinato in enormi quantità. Inoltre, il carbonio circola nell'oceano anche attraverso dei processi biologici di fotosintesi, tramite la respirazione e anche la decomposizione del plancton. Nel ciclo oceano atmosfera, l'oceano ogni anno assorbe circa 92 petagrammi di carbonio dall'atmosfera, mentre ne rilascia 90. Quindi anche qui l'equilibrio naturale è quasi perfetto. Ora un attimo di attenzione, una nota molto interessante. Con l'aumento medio della temperatura globale, l'oceano è meno capace di assorbire CO2 dall'atmosfera. Questo significa che se la temperatura aumenta, ne assorbirà meno. Se ne assorbirà meno, rimane in atmosfera. Se rimane in atmosfera, ovviamente la temperatura aumenta. E aumenta. È una sorta di reazione a catena. Il ciclo più lento che restituisce carbonio nell'atmosfera è quello della litosfera, quello intrappolato nelle rocce. Indovinate un po' come viene liberato? Eruzioni vulcaniche. Quanta CO2 emettono? Si pensa che siano volumi giganteschi. In realtà non è così. In media nel mondo ogni anno i vulcani emettono circa 0,1 petagrammi di carbonio, che è un centesimo dell'anidride carbonica prodotta dalle attività umane. Quindi una singola eruzione sì, emette tanto, ma noi il conto dobbiamo farlo a livello globale in un anno. E in quel caso la quantità è molto molto limitata, molto piccola. Il ciclo naturale del carbonio è stato in equilibrio per milioni di anni, mantenendo la concentrazione di CO2 nell'atmosfera più o meno costante nel tempo. L'atmosfera della Terra può facilmente gestire 750 petagrammi di carbonio. Con 750 petagrammi di carbonio rimaniamo in equilibrio, naturalmente. Se immaginiamo l'atmosfera come una bottiglia di vino da 750 millilitri e la riempiamo esattamente con 750 millilitri di vino, è tutto ok. La bottiglia riesce a gestire questa quantità di vino. Ma se prendiamo un bicchierino, quello dei cicchetti, che contiene anche solo 10 millilitri di vino e lo versiamo nella bottiglia, ecco che vediamo immediatamente il problema. Quel cicchetto di vino traboccherà dalla bottiglia. Mi piace usare questo esempio perché fa capire qual è il problema, cioè il cicchetto, non i 750 millilitri della bottiglia. Quel cicchetto rappresenta le emissioni nostre, piccole ma determinanti, attraverso il consumo di combustibili fossili, principalmente petrolio, carbone e gas. Dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo infatti cominciato a estrarre e bruciare enormi quantità di combustibili fossili, immettendo carbonio che a lungo è stato sepolto e stoccato nella profondità della Terra, naturalmente. Andatevi a vedere un nostro video sulla formazione del petrolio. Questo carbonio, che avrebbe impiegato milioni di anni per entrare nell'atmosfera attraverso i processi geologici, viene invece rilasciato in un istante geologico, sconvolgendo l'equilibrio naturale del ciclo del carbonio. Dobbiamo capire che noi siamo parte di questo ciclo e che le nostre decisioni mettono in pericolo quel delicatissimo equilibrio che permette all'umanità di vivere su questo pianeta alle condizioni di oggi, quelle che ci piacciono tanto. Quando vi capita di parlare di riscaldamento globale, ricordatevi del cicchetto. Funziona. Amici, spero che questo video sia stato di ispirazione, spero possa indurre alla riflessione e al sano dialogo. Ci vediamo sempre qui su Geopop, dove le scienze, l'entusiasmo e il buon umore vi fanno compagnia tutti i giorni. Ciao!